scoundrel, what are you doing? Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Fire Emblem Three Houses. Ci eravamo lasciati proprio in questo frangente, in questo momento nella quale è terminata una battaglia per salvare Alfric. Ci siamo ritrovati in una spiacevole situazione. Apparentemente Yuri sta attaccando Byleth e nella sua mano stringe ancora il calice, il manufatto che con tanti sacrifici, con tanto sforzo siamo riusciti ad ottenere. Ma ora si ritrova nelle grinfie di Yuri. Vediamo cosa ci riserva il futuro in questa avventura. I think you can see what I'm doing, Balthus. Beautifully executed, Yuri. The chalice is finally mine now, along with the blood of the four apostles. It seems I was correct, that there was an enemy in our midst. To think our bird was instead a rat. You've always had a wild imagination, Constance. I've gotta say, turning your attention elsewhere was a challenge, even for me. That is enough of the banter, Yuri. I informed you not to divulge too much. They'll all be under the dirt soon enough. It's not like they'll be able to talk at that point. After all I've gone and done for you, Alfric, I would think you'd have just a bit more faith in me. Your silence speaks volumes. Guess this is the end of the niceties. It's all on you now, friend. I'm sure you and the others will figure it out. Professor, are you injured? Molto bene, ragazzi. A quanto pare, Byleth sta benone. Impossible. Surely you suffered a wound. Teach, there's no time for playing around. Tell us how... Ah, I get it. He only pretended to attack you, didn't he? So you were just playing a part in this grand performance. But was that really the smartest decision here? The chalice and the ashen wolves are gone. I am loath to think what will become of them without our help. And how do you propose we pursue them? We haven't a clue where they went. Well, we know what they're after. That at least narrows down the possibilities. Professor, are we too late? Lady Rhea, why have you come? After sending all of you off, I began to investigate the lineage of the Ashen Wolves. In doing so, I was able to confirm that the documented information about their crests was falsified. What was once a wild speculation, I now know to be true. The crests they bear are the same as those of the four apostles, the very same who long ago enacted the Rite of Rising. Once the blood of the four is poured upon the chalice, its power can be harnessed. I believe we have enough evidence to assume that our Ashen Wolves will suffice to carry out this ritual. So, Elfric's aim must be to carry out the Rite of Rising at the expense of the students. Lady Rhea, what precisely is the purpose of this ritual? We've heard it has the power to resurrect life, but that can't be true, can it? The chalice is a holy artifact, created by the goddess herself. It serves to restore a physical form that was previously lost to this world. So those wild tales are true. It really can bring someone back to life. Not exactly. It can breathe life into a body, but it cannot return a spirit that has already departed. Ultimately, it is a tool to return the goddess to her physical form. Her spirit is omnipresent, but her flesh is no more. Such incredible power is truly awe-inspiring and extremely dangerous. In that way, it is akin to the hero's relics. For this reason, the four apostles were never intended to pass down their crests. This gathering should never have been possible. The Ashen Wolves are now gathered together, making it possible once more. And Elfric is at the center of this mess, luring them all to Abyss for his own selfish reasons. Without so much as a whisper of it to the Church, of course. This incident is my own doing.
I never should have entrusted the chalice to them. Lady Rhea, do you have any idea where they could have gone? I do, indeed. Garrick Mach, which is protected by the goddess, is the only place the Rite of Rising can be performed. Holding such a ritual requires absolute focus. So I imagine the setting would need to be serene, peaceful. There are countless such places within the monastery walls. It's certainly peaceful there, but due to last month's incident, it's heavily guarded at present. For now, let us return to the monastery. There is much to consider. Lady Rhea! You look troubled, Alois. What has happened? Thieves have breached Garrick Mach's village walls. They've been pillaging the shops and residences, taking whatever they please. I wonder if this has anything to do with Elfric. There's no telling, but for now, their numbers are too great. They need the knights. By your will, Lady Rhea, allow us to clear the village of these hooligans. Yes, Alois. Please ensure the safety of the villagers immediately. However, leave a few of your best knights here with me. Yes, Your Grace. I'll see to it. Teach? You look like you've got something to say. He told you to meet up with him at the Holy Mausoleum? You never run out of secrets, do you, Teach? I'm certain that Yuri had his reasons for setting up this meeting. He took the time to speak with you, however cryptically, before he left. Fair point, Dimitri. I do wonder why he told you it needed to be after midnight. Wouldn't it be better to rush to their aid immediately? Yuri's no fool. There's a method to his madness. Cindered shadows, return to me. Where the heck are we? Finally, you're all awake. Good morning, sleepyheads. Or is it a good evening? Molto bene, ragazzi. Siamo finalmente, non dico le battute finali del DLC, però ci stiamo avvicinando al gran finale, all'apice. Finalmente i quattro discendenti dei quattro apostoli sono riuniti. Sanno tutto di tutti, hanno il calice, sono prigionieri, eccetto Yuri. Eppure quest'ultimo sembra avere un piano in testa. Sembra essere ancora dalla parte di Byleth in qualche modo. Però rimane sempre un personaggio molto affascinante, molto misterioso e molto difficile da decifrare. Tante sfumature di grigio in questo DLC. Molto molto valido. Ma andiamo avanti. Yuri, you scoundrel! You are unfit to speak to us, liar that you are! Yeah, yeah, liar, blah blah. Nothing I haven't heard before. Look, pal, enough beating around the bush. What exactly are you trying to accomplish here? Where's Elfric, and what the hell are you plotting? Questions, questions. You're wearing me out, Balthus. Fine then, I'll lay it out for you. Elfric intends to reenact the Rite of Rising. He's preparing everything as we speak. What is this silly rite anyway? You trying to do some crazy magic to raise the dead or something? Actually, yes. By offering up the blood of the four apostles in the chalice, you can bring someone back to life. Saint Seros performed the ritual 995 years ago, but not enough blood was given up. So the ritual was a bust. No clue what happened after that. That's what Elfric concluded after scouring the records anyway. And now, through extreme persistence, he's found and gathered the four of us, with our crests. He placed us under his direct supervision within the Ashen Wolf House, and he did all of it to ensure a successful ritual, the Rite of Rising. You mean to say that he intends to drain our blood? To kill us? Such an act would be unforgivable, an atrocity! I cannot die in this wretched hovel! Yeah, that sounds painful and permanent. Count me out. Hang on, the number four includes you too, right? So you're gonna die too?
Yep, that's the idea. And here I thought we were close. But all this time you've been skulking around, deceiving us. It hurts, boss. It hurts bad. You want to die, that it? Fine. I'll kill you myself. Just stop that crafty nonsense of yours and face me, fist to fist. Shut it. I've lived through hell and worse. After climbing my way here, you really think I want to die? Then why throw your life away for the likes of Elfric? Some things are more important than my own life. Some things are worth protecting. You're not making any damned sense! It would seem that you want to be punished severely, Yuri. That's some sort of threat? There's not much you can do to me that hasn't already been done. True. You took wing from the mud into which you were born, and rose to such great heights. To break your spirit would take far too much effort. Though, if I must, I will kill your mother, in addition to your dear people. Oh, so that's it. You were trying to protect your mom. Precisely. What is it you are hoping to accomplish, Elfric? To resurrect someone I lost long ago, no matter the cost. Surely there are those for whom you'd do similar. Perhaps. Even so, never would we annihilate those we care for. There's nothing I wouldn't do. Nobody I wouldn't trade to see the light in her eyes once more. Whoa. That lady looks real dead, pal. È difficile notare una somiglianza con una determinata persona. Però non voglio fare spoiler. Guardatela molto molto bene. She is. For now. You're gonna regret this, Elfric. I accepted the regret I might feel from this long ago. As long as she returns, nothing else matters. Yuri, if you think you'll be pulling anything funny, think again. The Knights of Seros won't save you. No doubt they're indisposed right now on some mission or other. Well, that's a damn shame. The whole evil villain look really doesn't suit someone as pious as you, Elfric. Yuri Bird, I could... Not yet. It is time. Take them. Your blood will pour forth, filling the chalice. You really are a fool. You were diligent, Yuri. You kept me abreast of all the Ashen Wolves' movements. As recompense for being such a good student of my flock, I will gladly hear any final words from you. That's fresh. If you knew me at all, you'd know these won't be my final words. I'm simply biding my time. For what? For the goddess's descent. Can you hear it? She's coming. Bells? This late at night? Yeah, you hear that, Elfric? That's the sound of your demise. The knights are releasing my people as we speak. The ones you locked up and hid away. How did you know about that? Wait, the Knights of Seros? Like I said, the evil villain look really doesn't suit you. I know it was you who sent me on that mission, that ultimately led to me landing in Abyss. Overall, your execution was lacking. Lady Rhea has been on to you as well. Oh, and just so you know, I've been working for her since before I ever began working for you. She had me keeping an eye on you. Told me to inform her if you seemed to be planning anything. You! But you took those I care most about hostage, which limited my options. You chained up the wolves and kept a tight grip on my rogues in Abyss to ensure I wouldn't betray you. I struggled with whether or not to tell her everything. After all, my allies' lives were on the line. I deliberated on what to do next, knowing I'd have to rely on my own cunning to see this through. I waited for the chance I could rescue my mother and allies. All while paying lip service to you.
until today. The day you pulled all your forces in so you could attempt this ritual. You're no villain, with that sticky conscience you call a heart tripping you up. Not like me. I see. You were one step ahead of me all this time. It matters not. The ritual has begun. There's no stopping it now. You will all die. Just a bit longer. Don't think for a moment. But you're getting off easy, pal! Seriously, boss, did you have to tie us up so tightly? Sorry, Bacchus. I figured those little tears would be enough for you to break through the rope. I may be the unbeatable king of grappling, but I'm also bleeding profusely. You didn't wonder why it was taking me so long? Think next time, yeah? I haven't the slightest what you two are jabbering on about, but please untie our ropes as well. You're talking. Do it yourself. I dispelled the silence from you ages ago. Or hadn't you noticed? Oh, I see. It's great that we're not tied up anymore and all that, but we're still being actively drained. I've invested everything to ensure my success today. My private funds. A veritable army. Surround them. Don't let them escape. The ritual will not be stopped. Why won't it cease? We are freed, and yet our blood still drains from us? Well, this wasn't part of the plan. This is no laughing matter. Our very lives are ebbing away. Stop panicking, Constance. You know I'm never unprepared. You've always got a trick up your sleeve, don't you? I can hear your secret plan running our way. Molto bene, ragazzi. Ci troviamo davanti a una battaglia molto molto impegnativa adesso. Quindi prepariamoci per bene. Molto bene, ragazzi. Guardiamo un attimo la mappa. Sarà una battaglia un po' impegnativa. Abbiamo le nostre truppe centrali completamente sorgiocate da un posizionamento del nemico che è tosto. Abbiamo parecchi nemici davanti, ne abbiamo anche di fianco. Avremo le nostre truppe dei lupi cinerei avvelenati e dobbiamo trovare un modo per risolvere la faccenda. Quindi non perdiamoci d'animo e cominciamo. What precisely is going on? Their blood is being drained and then transformed in raw power. That's a lot of blood. Too much blood. This is hard to watch. Could you step within the magical vortices beside us? To obstruct their flow? Quickly now! It is crucial to halting the Rite of Rising! The vortices are repelling the crests of the Apostles! We can't block them ourselves! Look, we really want to help, but right now we just can't. Molto bene, ragazzi, allora dobbiamo muoverci in fretta. Guardiamo qua, abbiamo arcieri da questa parte? No, il che è positivo. Qua invece ne abbiamo uno, quindi è meglio portare Dimitri qua e cercare di dargli man forte. Violet cercherà anche di attirare dei nemici. È parecchio difficile, ragazzi. È parecchio difficile perché non sappiamo bene come muoverci. Siamo sempre sotto
sotto tiro da parte delle varie truppe nemiche, quindi dobbiamo sfruttare ogni botta di culo, detto molto volgarmente, che abbiamo. Abbiamo anche loro, purtroppo non voglio buttarli subito in prima linea molto aggressivi, dobbiamo curarli molto spesso perché perderanno molta vita inizialmente. Ok, abbiamo avuto parecchia sfortuna. Un nemico ci ha fatto un critico e ci ha dato bene praticamente ci ha devastato l'unità. Cerchiamo di trovare un equilibrio allora. Riportiamola indietro. Per ora non possiamo far granché, quindi lasceremo qua la situazione e useremo l'Inheart per curare, magari se riesco a curare qualcuno. L'unico è Balthus per il momento. Ho paura per Constance e Happy perché hanno difese molto scarse. E ci spostiamo. So, this is how it feels. Infinite power flowing forth from the chalice. Without the chalice's protection, I doubt anyone will survive. So, this will kill everyone, including your allies, and you don't even care? We have to stop this now! Molto bene ragazzi, abbiamo perso, purtroppo abbiamo perso Ash, il nostro arciere di fiducia. Poteva andare meglio, però si sapeva, questa è una lotta parecchio impegnativa. Dobbiamo in ogni caso cercare di trovare un modo per eliminare questi stregoni. E Byleth lo farà senza troppa difficoltà. Yuri si metterà qua, incomincerà anche a bere una pozioncina. Happy. Spostati.
No, no, attaccheremo, attaccheremo, ragazzi. Sfruttiamo il gruppo, usiamo... il nostro guaritore per guarire, giustamente. Sembra una frase stupida, però è così. Sperando che resisterà. Riusciamo a beccarlo? No, non riusciamo a beccarlo. E allora dobbiamo agire di astuzia. E vedere da farsi. Who, me? I will prevail. Witness my power. I'll cut through. Siamo pronti per interrompere il flusso di Epi. Must be awful losing to me. It's simple. Bene. Sure, pal. Manca lui. E faremo un bel colpo che ci permette di recuperare un po' di vita. Well done, but you must staunch the flow from the other vortices too. Ora, lui ci ha ucciso Hilda, ha fatto due critici, anche se è una questione un po' particolare, perché i critici vengono stabiliti dall'algoritmo e quindi sono inevitabili, però lo uccidiamo. In fondo ci ha già tolto due unità. E non ho intenzione di usare un battito di Sophis, è ancora gestibile la situazione. E soprattutto, se ce la aggiustiamo bene, possiamo attaccare anche con i lupici neri. Essere un po' più aggressivi. So che può sembrare esagerato, però per ora sfruttiamo anche il gruppetto che si è messo a protezione del vortice che occupava la postazione di Constance. Anche perché ci dobbiamo arrivare. Dobbiamo mandarci qualcuno. È un po' complicato perché abbiamo Edelgard che dovrà prendere il posto di Dimitri. Speriamo che non prenda il nostro guaritore Linhart. Vediamo se riesce a schivarlo. Ottimo, ottimo. Si avvicina una Byleth. Quello che faremo adesso sarà aprire un varco per Dimitri. No biggie. No. Postarsi qua. Yeah. I've been practicing that one.
Who's next? Allora, ragazzi. I will prevail. I'll cut through. Ne manca uno. Sarà dura. Allora. Yep. Troviamo un modo per sistemare la questione. Innanzitutto, anche se sembra inutile, curiamo. Dobbiamo curare un sacco qua. Confido in Yuri. E ora dobbiamo portarci avanti. Don't forget who you're dealing with. Manca pochissimo. Che ce la stiamo facendo. Prossimo turno saremo ok, quindi ce la possiamo fare tranquillamente. Mettiamoci qua. Usiamo un unguento. Infine lui. E avremo finito. Stop the ritual. All that's left on the agenda is defeating Elfric. It matters not whose blood it is anymore. Even if I must use your blood to see this through, I will. Bene, ci possiamo avvicinare come belve assatanate di sangue. Anche se lui ha un grosso range, comunque, ragazzi. Un range molto pericoloso. Quindi prendiamocela comunque con calma, perché tanto la situazione è molto gentostibile, a dire il vero. I'd rather be napping. Il suo range è un range un po' sgravo, molto sgravo, che tanto lui di qui non si muove. Ok, continuiamo a vedere il posizionamento migliore che si può attuare. Un po' complicato data il range molto esteso del nostro antagonista. Eldegard, avvicinati. Dobbiamo trovare un modo per danneggiarlo. Soon she will be brought back to me. Should anyone attempt to get between us, they will sorely regret it. I didn't expect that. We'll call it a stalemate.
stay focused. Battle. Ok, forse ho capito cosa possiamo fare. Edelgard entra. Esce Lihart. Vorrei provare a lasciare l'ultimo colpo per Yuri o comunque gli altri membri della casata del lupo Cinerio. Vediamo se riusciamo. Come previsto, Edelgard resiste. Avviciniamoci con Byleth. Vediamo se riusciamo anche a sbloccare un altro dialogo. Difficilmente Edelgard riuscirà a resistere con 38. Cerchiamo di portarlo a full vita. Mettiamolo qua. Ora vorrei azzardare l'avvicinarsi di una truppa. Dei lupi. Dato che non sta usando più la sua magia, penso che sia possibile avvicinarsi. Vediamo. Non attacca più, infatti. Bene, bene. Allora facciamo una cosa simbolica. Lo accerchiamo. Una cosa di solo roleplay. Lui davanti. Adesso sto soltanto un po' giocherellando con loro. Mo sbaglio i calcoli. È finita. No, dai. Possiamo anche un po' indebolirlo. E la Madonna. Cos'hai adesso? Ragnarok. Hai capito però. Voglio provarci. Spero che non one shotti con un triplo o qualcosa. Vediamo un po' cosa succede. I have not wanted any harm to befall you. As you are her child, she'd have wanted you safe. But if you insist on getting in the way of this, I have no choice but to strike you down. Bene, rimane in vita. Another step. Ci sarebbero anche dialoghi per Constance, per Balthus, però Yuri, porca miseria, dai, eh?
E niente, Yuri starà qua vicino a farsi, a guardare il pubblico. Sicura? Some remorse over what I will require of you. But take it, I must. I will not shrink away from what is necessary. That a fact. But I guess a fight was inevitable. Ever the brutish thug. Could be worse. Ho voluto fare lo sgargiullo. E niente, mi sono sbagliato. Va bene, comunque avete la possibilità allora di guardare tutti i dialoghi, sostanzialmente. Purtroppo mi aspettavo qualcosina di più per Yuri, però vediamo anche il dialogo di Yuri. In the end, like all birds of prey, you'll turn on your master as easily as you turn on your victims. Nothing and nobody can shackle me. A caged bird never sings. Happy l'abbiamo già visto, Baltus l'abbiamo già visto. Stay focused. Byleth si può posizionare anche qui in mezzo, che tanto non succede niente. Se non lo uccide e Alfric resiste, manderò anche Constance all'attacco. Questo dialogo l'avete già visto. Perfetto. Regge. Un ottimo level up. Happy, vai qua. Fai il tuo dovere, proteggi il tuo capo. Vediamo cosa farà Alfric allora. Forgive me everyone. My battle ends here. Quasi simbolico la questione di Violet che si ritira. Purtroppo è incredibile, ragazzi, incredibile. Non possiamo fare granché. Ma questa non deve essere un'uccisione di Byleth, deve essere un'uccisione dei lupi cinerei. Bill has come due for your misdeeds, Elfric. It matters not. She is all that matters. She alone. Then if words shall not sway you, let us proceed to actions. Un level up molto deludente. Not yet. There's still time. Constance. È giusto così. Byleth non doveva azzardarsi di uccidere Alfric. Era un dolore e un dovere dei lupi cinerei. Lode a Baltus. Che livella. Vediamo un po'. Dai. Stronger the better. Vediamo allora le conseguenze di tale azione, di tale uccisione. Professor, you would raise your sword against me? Your mother lies here, waiting for us, waiting for you. Don't you want her back? Teach, is that true or is he just trying to freak us out? If so, it's kind of working. Ecco. Il DLC parla dei, non solo dei
lupici neri di questa casa segreta del monastero del Garakmark e dell'Accademia Ufficiali. Parla anche della madre di Byleth. Non la cita, non si sofferma in maniera molto sufficiente a dire soltanto un nome. Ce la mostra. Se avessimo preso la versione femminile di Byleth, ci saremmo accorti della somiglianza con la donna che è stata citata, che appunto adesso diventa strumento per smuovere un po' la compassione di Byleth da parte di Alfric. Ci saremmo accorti della somiglianza fisica. Byleth femminile e Sitri sono non identiche, ma si vede, sono madre e figlia. Byleth maschio, secondo me, perde un po' di somiglianza, però anche lui, con un po' d'occhio, riusciamo a capire che ed è effettivamente vero. E ogni risposta è plausibile, non ci sono prove che sia lei, anche se onestamente da un punto di vista razionale possiamo anche capire che Byleth paradossalmente ha sui 20 anni adesso, e quindi il corpo della madre dovrebbe essere messo molto peggio di quel che abbiamo visto in foto. Non ho una madre, potrebbe essere una prospettiva per Byleth, che avrà visto questa figura genitoriale in una maniera molto piatta, fredda. Però la risposta che ritengo più corretta, più emotiva, più aperta è: mia madre è morta mettendomi al mondo. Quella anche più sentimentale, quella che lo lega di più a questa figura che non conosce, ragazzi, non conosce. There is no room for doubt. I know her appearance better than anyone. This is her. An upstanding nun who married Geralt. She died 21 long years ago. You cannot expect us to believe that someone who died two decades ago is still in such pristine condition. Incredible, isn't it? It's as though she remains untouched even after all these years. Perhaps her body differs from others. Beautiful, ageless, perfectly preserved by some secret only she knows. Whatever the case may be, it is strange, is it not? It's been 10 long years since I found her. I came across her body, frozen in time, deep underground. I have worked tirelessly to solve the riddle of her death and bring her back to life. Halt, Elfric. Rhea. You are the cause of this. It was you who killed her when she gave birth to a child who made no sound. Tell me what you've done to her. Why does her body remain while her spirit does not? I owe you no words on the matter. But I will tell you this. She made the choice to die, that her offspring might live. I respected her will. Nothing more. Elfric, just as I viewed her, so do I view you. You are as my own child. Please, cease this futility. Oh! You expect that I should believe you without question. You see her lying here before you, and yet you owe no words. Rhea, I am finished with you. The only thing that remains to be done is to complete the ritual. Hurry. He cannot have gone far. Yes, we must stop him at once. Let's figure out where he disappeared to. What about you four? You don't look like you're up for much of anything right now. It'll take a lot more than that to stop me. If anything, I feel speedier with less blood weighing me down. Probably for the best that he drained us. Otherwise, our blood would be boiling. Ugh, speak for yourselves. I feel atrocious. We must end this, and swiftly. Count me in. We're all on the same page. But first things first. Let me see that pretty face of yours, boss. Hmm? Why the hell didn't you tell us? Sorry I had to use you all. But there wasn't much choice.
Someone would have died for sure otherwise. It could have been any of you. It could have been one of my rogues. Someone from Abyss. Who knows? You imply that you didn't trust us enough! I am incensed by you, Yuri! Use me or don't, but it would have been nice if you'd asked us first. Look, I get it. Your people were being held hostage. You were between a rock and a hard place. But I thought we were pals. Buddies till the end. I need you. All of you. I've been a fool. Thank you for always being here for me. Even now. All right, I think this fool gets the picture. Time to find that other fool and take him down. You'll help with that, yeah? Certo che nostra intenzione è aiutarli. D'altronde si sta parlando di un tipo che in segreto ha creato i più gravi disagi anche per amore di nostra madre. Però non è un intento nobile. Balef può sì essere tentato di vedere sua madre ritornare in vita. Però ora come ora delle responsabilità ha delle vite che gli stanno care. E non lo sta facendo di certo solo per i lupi cinerei, che sì, li ha appena incontrati. Quindi non mi sento di dire che Balef provi affetto per questi ragazzi. Ma vuole chiudere i conti con Alfric, perché è una persona che insomma ne ha fatte di tutti i colori. E l'abbiamo visto in quell'animazione precedente, quando Alfric ha provato a convincere Balef sfruttando, strumentalizzando la figura di Sitri. L'abbiamo visto che era arrabbiato, un po' incazzato, scusatemi il termine, ok? Addio monetizzazione di YouTube, però l'abbiamo visto, non gli è affatto piaciuto il fatto che Alfric abbia detto osi rivolgere la tua lama contro di me, dopo tutto quel che sto facendo per far ritornare in vita tua madre. Non l'ho apprezzato ed è tempo di andare a riportare un po' di giustizia, di rabbia, di violenza, col puro intento di finire Alfric, che sostanzialmente si è rivelato essere un codardo. Ha sfruttato il sangue dei propri alleati, dei propri nemici, per tenere a bada questo gruppo di eroi. E adesso, alla prima occasione, appena visto Rea, gli è salita la paura e è andato a fuggire. Perché si tratta di fuggire, sostanzialmente. I love the lip on this one. Let's do this, wolves. To me, growing up in the shelter of the monastery, she was my world. All of the memories I hold of her, learning, growing, walking hand in hand, she left me in awe. If that's what makes her happy, then I will watch her walk away with warmth in my heart. If that is truly what will make her happy, surely he will make her smile. That's all I wanted for her. To Sitri, confined within the monastery walls, he was her world. I saw the way her eyes glimmered when they spoke, and her otherworldly smile when they became engaged. The look on her face when she told me how happy she was to bear his child. It was enough for me to see her happiness, to witness it from a distance. She breathed her last 21 long years ago. I have never forgotten. She died before she could see the face of the child whom she had so lovingly nurtured. The funeral was a solemn affair. We gathered in the graveyard, said our farewells, and watched as her casket was lowered into the soil. That was the end of her story. Or so I thought, until 10 years ago, when I found her. Her remains
hidden deep within abyss. She looked as beautiful as ever. Finalmente siamo arrivati. Probabilmente questo è il penultimo episodio di questo progetto, se mai verrà ripreso. Ed è già qualcosa di speciale. L'abbiamo visto anche il monologo di Alfric nei confronti di Sitri. Non so se riuscirò a fare qualche chicca in fase di montaggio, in modo da farvi vedere l'immagine senza avere una barra enorme che vi copre quella splendida illustrazione della madre di Byleth. Abbiamo capito le motivazioni che spingono Alfric ad agire in questo modo anche un po' spietato, e sono felice perché in qualche modo ci stiamo avvicinando a un finale degno per questo piccolo progetto, che purtroppo non è andato avanti come speravo. Però è un rimedio che sta prendendo sempre più forma e sono contento di essere riuscito a ritagliarmi un po' di tempo per dedicarlo a voi in questa serie. So che non è il massimo, però ci siamo. Il prossimo episodio sarà l'ultimo. 5 ore e mezza. Capitolo 6, torna da me. Il prossimo è l'ultimo. Capitolo 7, il branco dei lupi cinerei. E niente, sono contento perché ci stiamo sempre più avvicinando a un finale degno di nota, seppur del DLC. Ci saranno delle problematiche che vorrei esporre e chissà, magari nascerà una bella discussione nei commenti. Ragazzi, sempre un piacere. Alla prossima.